Buongiorno a tutti, eccoci qui, ci troviamo nei pressi del rifugio di Bona, Cortina d'Ampezzo, Dolomiti Ampezzane. Oggi sono in compagnia di Filippo. Eccoci qua. Eccoci qua. Buongiorno. Amico storico. Ciao. E oggi, miei cari, vi portiamo in cima alla Tofana di Roses, una montagna famosissima, spettacolare. Proprio questa qui, veramente, guardate che razza di giornata oggi, da metterci la firma. E oggi percorreremo la ferrata Lipella. Eccoci qui. E siamo pronti. Oggi non perdiamo molto tempo in chiacchiere, ragazzi, perché la via ferrata Lipella è molto molto lunga, davvero. Questa escursione non è adatta a tutti, essendo una via ferrata, quindi è obbligatorio essere attrezzati e consapevoli della difficoltà del percorso. La via ferrata Lipella comincia con un avvicinamento di circa 1 ora e 15 per arrivare alla famosa grotta del Castelletto, risalente alla Prima Guerra Mondiale. La galleria si percorre in 30 minuti, sono circa 200 metri di dislivello, per arrivare poi all'attacco della ferrata vero e proprio. La via dura circa 3 ore. Si sale sulla cresta della Tofana e si percorrono gli ultimi 30-40 minuti fino in cima. Per il ritorno si scende dal versante opposto al rifugio Giussani e si ritorna poi al di Bona. Tempo complessivo 7 ore, dislivello positivo 1300 metri. Per arrivare qui noi siamo venuti da Vicenza e abbiamo preso la Valsugana, siamo usciti a Feltre e poi abbiamo seguito le indicazioni per Lagordino. E poi in fondo alla vallata, la Val Cordevole, abbiamo preso le indicazioni per il passo Falzalego. Abbiamo scollinato e poi sulla strada che porta a Cortina, dopo all'incirca 6-7 km, c'è una deviazione che porta qui al rifugio di Bona. Questo è lo storico punto di partenza per la normale alla Tofana e anche per appunto la ferrata Lipella, un posto strategico, e da qui oggi partiamo alle ore 8. Vediamo già subito i principali gruppi delle Dolomiti, ve li mostro adesso perché poi magari si annuvola. L'Antelao, il gruppo della Croda Lago, il gruppo delle Cinque Torri, Averau, Nuvolau, spicca l'Averau. La ferrata porta questo nome perché è stata dedicata a Giovanni Lipella, uno dei famosi ragazzi del 99 mandati a combattere durante la Grande Guerra, una delle tante storie tristi che si sentono, insomma, quando si parla della Prima Guerra Mondiale. Ecco l'attacco della ferrata e si va, ragazzi, si va. Vai, si parte. Ragazzi, eccoci all'interno della galleria del Castelletto. Eccoci sbucati, ragazzi, dalla galleria del Castelletto, veramente un capolavoro dell'ingegneria militare, e ora proseguiamo con la ferrata Lipella.
Wow, capolavoro, capolavoro. Ecco ragazzi, questa è la vera e propria partenza della ferrata Lipella. Ovvero, fino adesso non avete visto ancora nulla. Te che andiamo? Che paretona e soprattutto che vista. Qui bisogna stare un po' attenti perché è tutto scivoloso, sta venendo giù acqua ovunque. Già oltre i 3000, eccoci, si è aperta la vista sulla cima, andiamo a prendercela. Va bene, dai, capo, qua dobbiamo scendere. Allora ragazzi, qui sulla Tufana di Roses abbiamo trovato anche Nicola, Silvia, mega sorpresona, e ho trovato anche in cima alla Tufana Giulie ed Enrico, grandissimi, eccoli qua, già iscritti al canale. Esatto. Quindi meglio di così non esatto. Si può, grandissimi, ciao ragazzi. Ciao, grazie. Grazie a te. Eccoci qui ragazzi, siamo arrivati a Passo Falzarego, stiamo per tornare e da qui vi salutiamo. Salutiamo anche la Tufana di Roses, veramente una montagna spettacolare. Una ferrata veramente stupenda e un panorama mozzafiato. Bene ragazzi, ci vediamo quindi al prossimo video. Grazie per aver guardato, grazie per essere stati con noi fino adesso e ciao!